almeno questa epidemia. È un progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali per costruire il mondo nuovo senza Dio. È il passaggio fondamentale, quello di mettere in ginocchio l'umanità, spogliandola di tutto in pratica, mettendola in balia del potere politico e massmediatico e eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco e così, diciamo, realizzare quel mondo nuovo che sarebbe il mondo di Satana. Ecco, il mondo di Satana. Alessio, poi Padre Livio ha aggiunto qualcosa, no? Sì, la DN Cronos, l'agenzia di stampa, lo ha chiamato e lui ha confermato la sua visione dicendo l'origine del Covid non è casuale, parafrasando la signorina Silvana Infantozzi, diceva Fantozzi ha anche poeta, in questo caso possiamo dire ha anche virologo, Anche quindi. virologo, sì. Prego, voglio sentire da Milano e Marco. Io dico una sola cosa su Radio Maria. Amen. Gli spettatori di Gazebo sanno a cosa mi riferisco, nel senso che anni fa diventò un tormentone dei social di Radio Maria, e così la buttiamo a ridere perché altrimenti dovremmo prenderla seriamente e sarebbe veramente triste doverlo fare. Macox? Io vorrei lanciare un monito a tutti quelli come Marco da Milano, che adesso ridono di Radio Maria, di questo signore che dice queste cose, dei terrapiattisti, perché un domani poi se ci accorgessimo, e tutti questi ci avevano ragione, ma sai come ci restiamo, Marco? Guarda, questo è il terrore che io penso, che Metti che è un domani mi veramente sveglio. piatta, per dire. Esattamente, la mia paura è che un domani è tutto vero, perché tu te lo figuravi che Trump diventava presidente? No, eppure, vedi, ho Allora sbagliato sulla luna. diciamo, una cosa seria, rispondendo alla domanda prima che mi hai fatto. Allora, primo, quando vedi Macox, la prima cosa che ti viene da fare è hai voglia di abbracciarlo. Adesso non si può, e vabbè, però la prima volta che l'ho visto è stato il mio primo istinto. Che si Due, emoziona, Marco. il paradiso, oggi il paradiso è prosaicamente stare in zona gialla rispetto alla zona arancione e alla zona rossa. Chi si sente in zona gialla Ah, già certo, se ha non un altro è il pezzetto di. purgatorio, via. Non è magari il Capito? paradiso, ma almeno il purgatorio. Le E altre così si vai stanno verso comportando, l'inferno. e tra l'altro così si stanno comportando molti presidenti di regione, Esatto. come se la zona rossa fosse un segno di discredito e non invece un tentativo di fronteggiare un'epidemia per uscirne il più rapidamente Ma possibile. forse seguendo Ecco, la e così metafora dovrebbero come se la considerarlo zona tutti. rossa.